sediamo addirittura. Ci sediamo. E, allora, la prima domanda che ti volevo fare è qual è stato il tuo primo incontro con Gardini prima di girare la docufiction? Lo conoscevi, l'avevi seguito, le sue vicende ti avevano appassionato? Allora, la prima volta che mi è stato offerto il ruolo di Raul Gardini risale a una decina di anni fa, per un film che poi, come spesso succede, non si è più fatto. Ma quello con la sceneggiatura di Andrea Purgatori? Con la sceneggiatura di Andrea Purgatori. Che salutiamo. Il fatto che quel film non si sia fatto, vi devo dire la verità, mi ha lasciato non l'amaro in bocca di più, proprio un dispiacere. E credo, non solo in me, credo anche in Raul, che già 10 anni fa non era contento di essere stato dimenticato da 20. Adesso ne sono passati addirittura 30. E quindi, insomma, ci siamo fatti una sorta di promessa. Quindi quando è arrivato Francesco Micichè a parlarmi di questo progetto non mi è sembrato vero, insomma, non dire che non ci ho pensato un attimo è dire poco, anche perché credo che anche lui avesse fretta di uscire, ecco, e di liberarmi da quella promessa di 10 anni fa. E vi devo dire anche per la rapidità con cui le riprese sono avvenute, che questo Raul che vedrete stasera è sgorgato quasi autonomamente, quasi malgrado me. Prima c'era Francesco, ve lo può dire, Francesco è qua, vedete che fa così Francesco, quindi mi dà ragione. Quindi dovrei quasi dire che non è merito mio, è merito suo, di questa persona effettivamente, cioè che nel ricordo che ne ha la gente, insomma, è stato sovrastato dalle cose più eclatanti, dalle cose più visibili, no? Le barche a vela e quindi, cioè, ci siamo dimenticati dell'uomo. Qui il titolo è semplicemente Raul Gardini e noi ci siamo detti, allora, Gardini, il documentario racconterà Gardini, l'uomo pubblico, l'industriale, quello in giacca e cravatta che tutti conoscevamo. Raul, invece, che è il film che facciamo noi, racconterà l'uomo privato, il marito, il padre, l'amico. E quello ci siamo impegnati a fare. Patata bollentissima, me ne rendo conto forse più adesso che l'ho fatta che prima, quando la dovevo ancora fare. Però a me le sfide piacciono, a proposito di Raul. Appunto, anch'io me le vado a cercare, non aspetto che arrivino e poi le accetto, ma me le vado a cercare, e questa effettivamente è stata una sfida grossa, però della quale, ve lo dico proprio prima ancora che voi vediate il film, della quale andiamo molto orgogliosi, cioè pensiamo che ci sia avvenuta bene. Faccio un mestiere particolare dove l'unica possibilità di resistere è quella di impegnarsi ogni volta a fare meglio della volta prima, di puntare non al bello, ma al bellissimo, al superlativo. Ecco, io mi sono impegnato a fare questo, poi mi direte se ci sono riuscito. Io l'ho visto il documentario. Posso interrompere. A me la parola docufiction mi fa rabbrividire. Noi stasera abbiamo il privilegio di vederlo su grande schermo. Noi stasera lo vediamo come al cinema, con una sala piena. Una sala che quando uscirà avrà voglia di parlarne. E al cinema succede questo, che si condivide e si può parlare di quello che si è visto. A casa da soli con la televisione
non si può fare questo. E noi invece l'abbiamo fatto apposta perché la gente, dopo averlo visto, ne possa parlare. E ci auguriamo che stasera possa succedere questo. Anzi, succederà di sicuro, lo so. Una caratteristica speciale di questo film è che tu voi l'avete girato nei posti veri, nelle case, con gli oggetti, andando a mettersi veramente nei panni della persona che stavi raccontando. Che impressione ti ha fatto? Sai, non è questione di impressione, è questione di emozione. Normalmente un attore parla, approfondisce, diciamo, il personaggio che si appresta a interpretare con un regista, con uno sceneggiatore, con chi l'ha scritto, con chi ha scritto quella storia, che normalmente è una storia di fantasia. Qualche volta invece succede che quel personaggio sia una persona che è realmente esistita, e quindi per approfondire quella persona hai la possibilità non solo di parlare con un regista, uno sceneggiatore, un produttore, ma hai la possibilità di parlare con gente che ha condiviso la vita con lui, gente che l'ha amato, i figli, la moglie, gli amici. E questo fa sì che si stabilisca un tacito accordo, perché queste persone ti consegnano in qualche modo un loro caro. E quindi, e quell'accordo è semplicemente di restituire quella persona nel modo più onesto e verosimile possibile. Un'altra cosa mi ha colpito. Siete andati a cercare, tu in particolare, ma mi sembra anche la regia, un Gardini più saggio di quello che uno si aspetta, meno irruento di quello che uno avrebbe immaginato. È vero? Secondo noi sì, ma io non lo conosco. Questa è chiaramente una sintesi poetica, quella che vedrete stasera, che abbiamo fatto noi di questi 3 anni di vita di Raul Gardini. È vero. E quindi adesso io penso che sia arrivato il momento di vederla. Lo penso anch'io. Che non chiamiamo docufiction, ma chiamiamo film documentario. Questo film buona documentario. Visione.